Buongiorno, sono Bongio Alessandra della ditta Bongio Rubinetterie, nasce nel 1936 ad Alzo di Pella e siamo collocati geograficamente sul Lago d'Orta. È un'azienda a conduzione familiare, terza generazione, un'azienda che da 90 anni è nel settore e ancora oggi siamo promotori di quello che è il Made in Italy e il design italiano. Oggi in questa edizione abbiamo voluto ricreare un percorso di presente, passato e futuro di questa azienda, che è sicuramente una delle caratteristiche principali della nostra realtà, e per questo abbiamo voluto creare sempre di più questo fil rouge di restyling di collezioni del passato, anche di collezioni che aveva realizzato mio nonno Mario Bongio. Ad esempio oggi abbiamo realizzato un restyling insieme a un importante interior designer di Milano, Andrea Castrignano, e abbiamo rieditato Linea Baea C oggi, che era una collezione del 1982. Unitamente a questa collezione abbiamo riportato anche 936 a Marcord, perché era un'altra collezione che era in pancia all'azienda dagli anni 70, e oggi abbiamo riportato qui alla 60ª edizione del Salone del Mobile questo importante progetto. Interessante inoltre quella che è la gamma delle finiture che abbiamo proposto durante questo salone, perché è un'altra caratteristica fondamentale della nostra azienda avere da allora all'interno il comparto di galvanica e verniciatura interna. Queste sono sicuramente due caratteristiche importanti per essere aziende competitive e flessibili su un mercato internazionale a quale ci affacciamo tutti i giorni, perché ci rende un'azienda che porta l'artigianato italiano ad essere un brand importante nel mondo, e interessante perché possiamo realizzare progetti custom realizzati su specifica richiesta, e questo è un altro valore aggiunto delle aziende italiane sicuramente. Ho realizzato, grazie al supporto di mio padre, una collezione che si chiama Scacco Matto. Mi sono ispirata al vaso di Venini di Sozzas, che è uno dei capolavori italiani che io ho sempre amato ed apprezzato, uno dei riferimenti che ho sempre avuto in testa come oggetto, come immagine, e da lì ho cercato di rieditare delle maniglie, appunto la regina, che è la regina e il re, per questo scacco matto, due maniglie differenti che però si possono abbinare insieme se si desidera dare un gusto eclettico, oppure due re e due regine, poi capirete meglio dalle foto e dalle immagini che sono due maniglie invece che possono essere combinate insieme. Altra cosa molto interessante di questo salone è riportare oggi Switch, che è uno sicuramente dei prodotti che più ci rappresentano, poiché è un prodotto che è volutamente una provocazione. Abbiamo voluto creare un rubinetto che fosse un oggetto che richiamasse chiaramente la lampada da tecnigrafo degli architetti, e da qui appunto abbiamo studiato un progetto veramente interessante sia per il comparto cucina che per il comparto wellness, ed è uno dei prodotti sicuramente che oggi fa brand e rende riconoscibile questa azienda sia in Italia che all'estero.